Il mercato immobiliare si incontra a Napoli all'Hotel Ramada per un bilancio di fine anno, un'occasione per presentare anche nuovi strumenti di comunicazione e informazione che stanno cambiando i rapporti tra agenti immobiliari e clienti. Parliamo di mercato immobiliare con particolare riferimento alla Campania. Si sta per concludere il 2014, possiamo fare un bilancio di quest'anno ed una previsione per il 2015? Ma sicuramente è un anno che diciamo ha consolidato, se lo vogliamo chiamare, una fine di crisi, ma soprattutto una crisi mentale. E è un anno che si sta chiudendo con decenni di ripresa, che siamo sicuri che si prolungheranno anche per tutto il 2015. C'è più ottimismo, anche perché la casa è un prodotto, è un'istituzione, dove c'è casa c'è famiglia. Perché possiamo dire, quindi non ha mai tradito l'italiano, è il risparmio dell'italiano e quindi siamo ottimisti che qualche cosa che continuerà a crescere e poi se parte il mattone parte anche il paese. Rispetto agli anni precedenti abbiamo avuto uno stabilizzarsi dei prezzi delle vendite, un leggero notato in tutte le province della Campania rilancio dell'interesse all'acquisto, un percentuale minima, ma abbiamo un incremento delle transazioni immobiliari, questo ovviamente ci fa molto ben sperare. Gli operatori che ho appena sentito parlano di una lenta ripresa per il 2014 e di buoni presupposti per il 2015, possiamo affermare che la casa a Napoli resta ancora un investimento? Beh, diciamo che la voglia di casa c'è sempre stata, tant'è che a livello nazionale il nostro centro studi ha rilevato proprio per quest'anno una crescita della domanda del 5%, quindi un aumento della domanda. Gli italiani e i napoletani hanno voglia di casa. E il fatto che le banche abbiano allargato i cordoni della borsa ha permesso un aumento dei mutui e quindi del finanziamento alla casa. Siamo a più 30% nell'erogazione dei mutui a livello Napoli e quindi siamo abbastanza contenti. Se si abbassasse anche la pressione fiscale allora potremmo parlare di ripresa. In questo momento accontentiamoci di questi segnali positivi che sono comunque un buon presagio per il 2015. In un mercato in crescita, fatto di offerte continue, servono strumenti innovativi sui quali puntare per essere competitivi e in una fase in cui è strategico gestire la conoscenza in rete per competere a livello globale, non bisogna tralasciare le nuove risorse utilizzate da un mercato che punta su tecnologia e comunicazione. In un mercato quello immobiliare in continua crescita servono sicuramente degli strumenti, l'abbiamo sentito poco prima, in grado di assicurare sempre questa competitività. Che cos'è Auxilia 2015? Auxilia 2015 è professionalità, è trasparenza e consulenza finalizzata a costruire un prodotto che è un tailor made, cioè un prodotto esclusivamente dedicato alle esigenze soggettive di quel cliente, quindi non lavoriamo in ambito generico, ma cerchiamo di capire le esigenze del cliente per trovare quella che è la soluzione dedicata alla sua specifica richiesta. Che cos'è MLS Replat? Bene, MLS Replat è una piattaforma di condivisioni per agenti immobiliari dove tutti possono decidere in autonomia di condividere il proprio portafoglio immobiliare con altri colleghi, condividendo non solo quelle che poi sono le abitazioni, le case, ma anche quelle che poi sono le competenze che ognuno di noi esprime sul mercato. Il 2014 sicuramente è stato un anno di rilancio per il settore immobiliare. Tenete conto che ovviamente negli ultimi anni c'è, per quanto riguarda il numero di agenti immobiliari, tante persone hanno cambiato lavoro, però ci sono il pro vendite che ci sono per agente immobiliare è sempre lo stesso, per cui prevediamo che il 2015 sarà sicuramente un anno di boom per il settore immobiliare e il 2014 è stato sicuramente un trampolino di lancio per affrontare un grande 2015 e Napoli in generale è sempre una piazza che porta tanta attività ovviamente rispetto alle province. Tenete conto che i prezzi si sono abbassati tantissimo, per cui oggi è diventata appetibile una città come Napoli, che magari era inimmaginabile fino a qualche tempo fa di comprarsi una casa in zone, diciamo, dove oggi si trovano dei prezzi interessanti. Per cui bisogna investire nel mattone, bisogna rilanciare gli agenti immobiliari. E il 2015 è un anno sicuramente tosto.